Buongiorno, sono Silvia Rosa e sono qui in veste di ideatrice e curatrice della rubrica Confine Donna, Poesie e Storie d'Emigrazione, che è stata pubblicata in 23 puntate mensili sul blog Poesia del Nostro Tempo, del quale sono vice direttrice. Colgo l'occasione per ringraziare Bologna in Lettere per l'ospitalità, per aver appunto ospitato il nostro blog e nello specifico per aver dato spazio a questo approfondimento su Confine Donna. Ecco, Confine Donna sta diventando un'antologia nella quale appunto sono raccolti tutti i contributi pubblicati in puntate sul blog, che sarà pubblicata poi per l'edizione La Vita Attiva. Che cos'è Confine Donna? Confine Donna è una sorta di contenitore in cui sono state raccolte storie migratorie e poesie, e una serie di riflessioni inerenti al tema dei confini. Confini però non intesi solo come geografici, ma anche nella loro accezione di confine emozionale, per esempio, e anche confini linguistici. Abbiamo interrogato per questa rubrica diverse poete straniere che vivono in Italia oppure hanno vissuto in Italia. Quindi questo progetto raccoglie da un lato le loro storie migratorie, le loro testimonianze e dall'altro una selezione di loro poesie che sono state proposte appunto da loro stesse per raccontare in versi questa esperienza del radicarsi in un nuovo paese. Quello che si prova, insomma, in bilico fra identità differenti e soprattutto fra lingue differenti. Dal momento che non è possibile partecipare a Bologna in Lettere a causa appunto dell'emergenza sanitaria in corso, abbiamo in collegamento Barbara Serdakowski. Ciao Barbara, grazie di Grazie essere qui dell'invito. e benvenuta. Io lascerei subito la parola a te per entrare appunto nel vivo della rubrica, chiedendoti di raccontarci qualche aspetto, qualche dettaglio della tua storia migratoria, che è una storia anche molto complessa e molto variegata, in cui insomma prima dell'arrivo in Italia ci sono state tappe intermedie. Ecco, partirei appunto dal chiederti come mai hai lasciato il tuo paese d'origine. Allora, io sono nata nel 1964 in Polonia, diciamo il dopoguerra, forse è durato fino anche agli anni Ottanta, quindi era veramente un dopoguerra praticamente immediato, nel senso che la ricostruzione in Polonia è stata molto molto faticosa, molto difficile, la devastazione è stata tanta. In realtà, mio padre, appena laureato d'ingegnere, ha avuto la fortuna di avere una zia che lo aveva praticamente costretto a imparare un po' di francese. Lei diceva, non va bene avere una sola lingua, devi imparare un'altra lingua. Lui questi corsi di francese non li voleva fare, ma alla fine ha ceduto all'insistenza di questa zia e ha imparato un po' di francese. Quando stavano cercando degli ingegneri a basso prezzo in Marocco, quindi la Francia, tra virgolette, cercava in Marocco degli ingegneri, si sono rivolti alla Polonia, e hanno preso ovviamente chi poteva avere un minimo di francese, in questo è rientrato mio padre e siamo partiti per il Marocco per una questione di un contratto di lavoro di mio padre. In Marocco i contratti si sono susseguiti, diciamo, rinnovati di anno in anno e questo ha durato più o meno fino a, diciamo, per 10 anni, quindi più o meno quando avevo 10 anni, i contratti si sono finiti. In Marocco però, io a casa parlavo il polacco, quindi i miei genitori mi hanno trasmesso una Polonia che non era la Polonia degli anni 60, era una Polonia bellissima, piena di poeti, di filastrocche, di poesie per l'infanzia, di grandi autori, di una storia meravigliosa, di cibi magici, di tradizioni mantenute alla perfezione. A scuola, ho imparato il francese, e già lì dall'inizio, sono cominciati subito i primi problemi di trasposizione della lingua, perché per esempio io ero piccolina e vado a scuola e dico io ho nuotato nel bassin, che in francese sarebbe tipo una fontanella, una fontana, e invece in polacco voleva dire una piscina.
e quindi però sono come delle parole somiglianti, ma non avevano lo stesso significato. A 8 anni ho deciso che dovevo diventare poetessa, dovevo scrivere, e ho chiesto a mia madre un quaderno, ho detto comprami un quaderno, una penna speciale. Lei ha detto ma sei piena di quaderni per la scuola? Ha detto no, questo è un quaderno speciale, perché ho chiesto alla mia maestra se c'erano delle università per poeti, e la maestra mi ha detto che no, e a questo punto devo cominciare a praticare ora, se no non ce la farò mai. E quindi avevo deciso a quell'età lì di cominciare, e ovviamente era naturale scrivere in francese perché era la lingua del percorso scolastico. A 10 anni, quando sono finiti tutti i contratti, i miei genitori hanno deciso che preferivano non tornare in Polonia, ma andare in Canada, dove erano anche andati altri polacchi, solo che la cosa non era semplice, perché ovviamente non è che la Polonia era d'accordo, quindi dovevamo partire senza far sapere niente a nessuno, e poi senza probabilmente mai più rivedere la Polonia, né i nonni, né i zii, quindi lasciare proprio tutto il passato. Noi eravamo, comunque avevo 10 anni, mio fratello 12, ci hanno chiesto, diciamo, cosa volevamo, quindi ci hanno coinvolto nella decisione. Noi ovviamente eravamo bambini, abbiamo detto sì, novità, Canada, ecco, andiamo, e siamo partiti. All'epoca, negli anni 70, se eri un laureato potevi in Canada arrivare all'aeroporto e chiedere non l'asilo politico ma l'immigrazione, e quindi siamo semplicemente entrati. Mio padre all'aeroporto è andato all'ufficio preposto, ha chiesto l'immigrazione, è stato accettato, e quindi siamo piano piano progressivamente poi diventati canadesi. È chiaro che il francese del Marocco non era il francese del Quebec, e quindi c'è stato il primo scontro con la lingua, e anche molta, tra virgolette, diciamo, già in Marocco eravamo visti come i francesi, e in Marocco c'era diffidenza nei confronti dei francesi, che erano considerati gli invasori, ecco, non erano ben visti, e tutti gli europei erano considerati francesi, ecco, quindi c'era diffidenza, ed era un po' come in incognito, polacca in incognito, perché ero considerata francese. Poi in Quebec invece c'era diffidenza nei confronti dei francesi madrepatria, quindi dove c'era diffidenza in Marocco per francesi coloni, in Quebec c'era diffidenza nei francesi madrepatria. Parlavo col mio bel accento francese tipo parigino, e in Quebec l'accento era diverso, e venivo anche bullizzata, discriminata, eccetera. Piano piano me ne sono fatta una ragione, e poi ho cominciato a studiare le lingue, ho cominciato a studiare la traduzione, si sono aggiunti, oltre al polacco che veniva religiosamente parlato a casa con i miei genitori che non mollavano le tradizioni, c'era il francese, e poi si è aggiunto l'inglese, perché comunque a Montreal e in Canada l'inglese è molto presente. Ho poi studiato il francese, diciamo lo spagnolo, e poi ho conosciuto, in Canada ho conosciuto mio marito, l'artista pittore Cesare Oliva, e lui, anche lui, tutta una storia di immigrazione, un italiano che era andato a vivere in Venezuela, in Canada. Allora, a questo punto, dopo vari anni in Canada e la nascita dei nostri figli, insieme a mio marito abbiamo deciso di tornare in Europa. La scelta è stata dell'Italia, ma in realtà per noi era un ritorno in Europa, per noi era come un po' una nuova America, l'unione dei paesi europei con tante culture molto forti, non come frammenti di culture come era in Nord America, e anche l'unione monetaria, la possibilità per i ragazzi di poter girare tutti i paesi, quindi ci sembrava veramente un futuro, diciamo, che preferivamo, ecco, per noi e per i nostri figli. Ma in Canada io vivevo una realtà di 5 lingue quotidianamente, e quindi la mia narrativa era principalmente in francese, parole e poesie nascevano in 5 lingue. E poi, come sono traduttrice di mestiere, ho deciso di inserire tra i versi le poesie, diciamo, le traduzioni di questi versi, e quindi le poesie diventavano praticamente multilingue ma non separabili, perché all'epoca, negli anni 80, si usava molto di pubblicare libri soltanto nella lingua tradotta,
dove ora è preferito avere il testo originale e il testo tradotto, allora si usava molto di pubblicare i libri soltanto con la traduzione. E io vedevo queste mie poesie in tante lingue, tradotte a una sola lingua, non avevano assolutamente senso, venivano completamente, diciamo, alterate. E quindi ho inserito le traduzioni e ho detto così tutto rimane insieme e non può essere separato. E quindi questa è stata una mia decisione, la traduzione interlinea.